Sono Michela Cerruti, pilota di auto da corsa. Ogni puntata aiuterò un concorrente a cercare l'auto giusta. Nessuno di loro però saprà la mia professione. Lo scopriranno solo alla fine, a proprio rischio e pericolo. L'acquisto di una nuova auto non è solo una questione di budget. Ci sono le esigenze, le passioni, il cuore, la razionalità. Ci sono tantissimi fattori in ballo e tantissime sono le domande che uno si pone. Noi dobbiamo trovare però una risposta giusta, ovvero l'auto per il nostro concorrente di puntata. Con l'aiuto di Alessio, il mio advisor. Ciao Alessio, come stai? Ciao Michela. Aiuterò il concorrente di puntata a capire se c'è differenza fra i suoi desideri e quello di cui realmente ha bisogno. Ma alla fine la scelta sarà sua. Il protagonista di oggi si chiama Roberto e ha 40 anni. Nella vita lavora come graphic designer e il budget per l'acquisto di una nuova auto è di circa 30.000 euro. Questo è tutto quello che so di lui. Per sapere tutto il resto dovrò conoscerlo, ma senza incontrarlo. Il primo a raccontarmi qualcosa di Roberto sarà Tony, il suo miglior amico. Seguitemi. Oh, ciao Michela. Benvenuta. Ciao Tony, prego, grazie. Accomodati. Allora Tony, ci hai chiamato perché Roberto è un pochino in crisi sull'acquisto dell'auto. Come possiamo aiutarti? Sì, lui di solito ha le idee molto chiare, ma in questo momento non lo è. È un po' in crisi, effettivamente, sì. Ok, ma tu non ti preoccupare che noi siamo qui per questo, quindi ti aiuteremo a trovare la soluzione. Io con te parlerò più tardi però, perché adesso devo fare la mia indagine in casa e frugare un po'. So che questa non è proprio casa di Roberto, però la utilizza spesso, vero? Sì, questa non è casa sua, lui si appoggia qui quando viene a lavorare qui da noi. E c'è sempre qualcosa di suo, si porta dietro qualcosa di suo, il suo animo. Perfetto, okay, d'accordo. Ti aspetto sotto. Benissimo, grazie Tony. Ciao, ciao. Alessio, ci sei? Eccomi, pronto per l'indagine. Non è facile qua Alessio, perché questa non è proprio casa di Roberto e non ci sono tantissime cose. C'è una vera e propria ossessione per il mondo, per i viaggi. La prima parola chiave è intraprendenza. Indizio acquisito. Stai diventando velocissima. Lo ero già Alessio, deformazione professionale, Alessio, ora ho capito. Questo è un borgo bellissimo. La seconda parola chiave è stile. Mi piace, anche questa è acquisita. Oh Ale, siamo nel mio luogo preferito finalmente. E come al solito ho un'altra parola chiave. Solidità. Ma mi spieghi come fai a capire certe cose guardando un frigo? Alessio, ti ho detto tante volte che tu non mi devi fare troppe domande, ok? Non fare l'immaturo come al solito, Guarda, meno male che mi sono portata qualcosa da casa oggi, sennò morivo di fame. Dimmi che non stai mangiando ancora, eh? Ho bisogno di energia, Ale. No, era così per dire. Eccoci, Tony. Allora? Ho fatto la mia indagine. Dura, perché comunque in casa non è che ci sia molto e quindi è stato difficile. Però guarda, mi sono affacciata dalla finestra a un certo punto e ho capito cosa piace così tanto a te e a Roberto di questo posto, perché è bellissimo, è un borgo splendido. L'estetica di questo borgo. Esattamente. Voi siete i migliori amici, quindi tu lo conoscerai molto bene. Com'è Roberto? Ma sicuramente una persona affidabile. Poi, essendo lui un designer affermato,
insomma, io regista che vendo i miei lavori all'estero, ci siamo conosciuti proprio così. Per lui stile e estetica sono importanti. Certo, sono tutti elementi che tu vorresti vedere anche sull'auto che dovrebbe acquistare? Penso proprio di sì, io credo che lui gli possa piacere un'auto tecnologica e con una cura particolare per l'estetica. Ok, informazioni molto importanti per me. Ma a parte questo, visto che siete molto amici e tutti i migliori amici hanno qualche segreto, c'è qualcosina che magari puoi dirci, Roberto? Sicuramente qualcosa ho. Perfetto, grazie Tony. Ma figurati. Allora Francesca, grazie per essere venuta. Tu sei la cugina di Roberto, quindi lo conosci bene. Come lo descriveresti? Ma Roberto è un gran rompiscatole. No, scherzo, è una persona molto solare e piena di interessi. E alle riunioni di famiglia tiene sempre banco. Quindi uno bello forte. Che auto ti immagineresti per lui, magari per arrivare alla prossima riunione? Sicuramente un'auto veloce e stabile, proprio come lui. Questo è interessante. E a parte queste caratteristiche un po' più tecniche, c'è qualche aneddoto? Vi conoscete molto bene, quindi magari ci sarà un segretuccio di Roberto che ci puoi raccontare. Guarda, negli anni di cose ne sono successe tantissime. Allora Barbara, tu lavori con Roberto, quindi magari ci puoi raccontare qualcosa di lui nel mondo del lavoro. Sì, esatto. Roberto è sempre molto attento e umile, ha un'anima creativa, ma conosce e usa la tecnica prima di tutto. Beh, quindi un bel mix tra istinto e razionalità, no? È interessante questo. Esatto. E quindi tu che auto consiglieresti per lui? Ma sicuramente un'auto che unisca il design alla funzionalità della forma, ma soprattutto comoda. Roberto si sposta molto e fa più di 30.000 km l'anno per allestimenti grafici e meeting. Ah beh, quindi deve anche trasportare tanto materiale. Magari, non so, un'auto con un bagagliaio grande? Sì, esatto. È interessante anche questo. A parte queste cose un pochino più tecniche, c'è magari un aneddoto, un piccolo segreto di Roberto che tu puoi raccontarci magari? Ma, non so. Fammici pensare, ma sicuramente te ne trovo uno. L'indagine è conclusa. Adesso è arrivato il momento di analizzare tutti i dati acquisiti per scegliere le tre auto più adatte al concorrente di puntata. Ale, ci sei? Hai acquisito tutto? Già in elaborazione. Quando iniziamo? Io sto arrivando, subito. Ciao Alessio. Ciao Michela, ho provato a chiamarti al telefono poco fa. Sì, certo, è per quello che ho cambiato numero. Ascolta, il lavoro come va? Bene, ho seguito tutta la tua indagine. Mi ha colpito in particolare la parola chiave stile. Mm-hmm. Ed è per questo che sono andato su Volkswagen T-Roc Advanced, la versione più ricca e anche la più stilosa. Cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED e in questo caso abbiamo anche degli interni con i sedili sportivi, con i dettagli in similpelle, più stilosa di così. Beh, ottimo direi. Sì, assolutamente. E non finisce qua perché è anche uno dei bagagliai più grandi della sua categoria. Oltretutto si può anche personalizzare con ben 11 colori diversi della carrozzeria con il tetto diverso a contrasto. Beh, un'auto fantastica, con tanto stile in effetti. Per la seconda auto, proprio per rimanere in tema, io avrei scelto la Opel Mokka X. Auto interessante, pensa che è uno dei pochi SUV che si può avere con un motore a GPL. In quel caso bisogna rinunciare alla trazione integrale. Però se invece andiamo sul diesel o sul benzina, in quel caso allora si può avere anche 4x4. Beh, diverse esigenze soddisfatte, si può avere un po' tutto. Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito di esigenze, c'è anche Opel OnStar, un sistema che è sempre di serie e permette di avere tantissime informazioni a tutte le domande che un conducente può avere, come ad esempio i punti di interesse nelle vicinanze. E tra l'altro ci sono anche i fari a LED Intellilux. Sono particolari perché ti permettono di viaggiare praticamente sempre con i fari accesi, con gli abbaglianti, e i moduli luminosi si accendono e si spengono in relazione del traffico che sopraggiunge. Wow, quindi è sicura per chi la guida, ma anche per gli altri automobilisti. Esattamente. Fantastico. Cosa abbiamo per la terza auto? Per la terza auto direi di rivedere le interviste. Ah, vedi che hai capito il mio metodo adesso, eh? Bravo il mio advisor. Te faccio partire. Gli fu chiesto di fare una dichiarazione d'amore ad una ragazza che non conosceva. Lui lo fece, ma la cosa più divertente veramente è che ci sono rimasti insieme 2 anni.
Eravamo in vacanza nel paesino dove vivevano i nostri nonni e io mi stavo annoiando tantissimo, quindi Roberto rubò il motorino di nostro zio e girammo tutto il giorno per il paese finché non finì la benzina. So che Roberto sta preparando alcune opere per realizzare una mostra perché adora l'arte moderna, è il suo piccolo grande sogno. Beh, la vita di Roberto mi sembra già piena di esperienze, eh? Io per lui come terza auto penserei a qualcosa di molto dinamico. Dinamico, dici? Beh, allora, se serve un'auto del genere, dobbiamo andare sul sicuro. Nissan Qashqai. Però, bella scelta. Estetica, con cerchi in lega di grandi dimensioni, da 17 fino a 19 pollici. Anche in questo caso, cioè, volendo la trazione integrale, e i fari sono full LED. Beh, è un'auto molto interessante. Sì, e tra l'altro è anche molto tecnologica. Con il nuovo restyling, infatti, è stato inserito il sistema ProPilot, che tramite l'utilizzo del cruise control adattivo e anche del mantenitore di corsia, praticamente ti fa andare da sola in coda. Ti fa andare da sola, ma spero bene che chi la guida abbia ancora un po' di responsabilità. Certo, assolutamente. Il conducente rimane responsabile. Benissimo, allora. Beh, mi sembra che anche questa volta abbiamo trovato le tre auto fatte apposta per il nostro concorrente. Ognuna di loro rappresenta un lato della personalità, soddisfa i desideri e le esigenze di Roberto. Fantastico! Sì, assolutamente. E tra l'altro, il numero di telefono tuo, quello nuovo, me lo lasci? No, Alessio, scordatelo. Vado. Ciao! Ad ogni persona intervistata verrà associata una delle tre auto. Per me la Volkswagen T-Roc Advanced è perfetta per lui. Una Opel Mokka X. Mi piace. Nissan Qashqai? Ci sto. La vedo benissimo per Roberto. Successivamente il concorrente di puntata farà la sua scelta e la persona a cui è stata associata proprio quell'auto avrà la possibilità di fargli un regalo del valore del 10% del budget complessivo, sotto forma ad esempio di un incentivo sull'acquisto oppure di un optional legato alla vettura. Prestazioni, estetica, comfort, consumi e accessori. Ogni componente ha il suo peso nella scelta di un'auto nuova. Ma la parte fondamentale è il cuore di chi la guida. Roberto. Ciao Michela. Finalmente ci conosciamo. Sì. Allora, ci ha contattato il tuo migliore amico, Tony. Dice che non sai che auto scegliere, giusto? Esattamente. Sai, per me l'auto è molto importante e sono piuttosto esigente, quindi non è facile scegliere. Eh beh, certo che no. Però ci siamo noi qua ad aiutarti, quindi troveremo l'auto giusta per te. Però prima di iniziare con i nostri test, che noi chiamiamo prove sensoriali, poi capirai perché, volevo capire se sei d'accordo con le tre parole chiave che abbiamo scelto per te tramite la nostra indagine, che sono stile, intraprendenza e solidità. Sei d'accordo? Sì, riguardo allo stile direi che ci avete preso alla grande. Benissimo, infatti ho subito capito che sei un amante dell'estetica e l'ho capito da qua. Sono davvero impressionato. Bene, grazie Roberto. Andando avanti invece ho visto questa mappa e ho pensato che tu fossi una persona che non ama percorrere strade battute. Anche questo è vero, per essere efficiente nel mio lavoro devo cercare continuamente ispirazione. Per esprimere sempre qualcosa di nuovo. Beh, certo, diversi percorsi, quindi, giusto. Adesso passiamo alla solidità e io l'ho capita dal tuo frigo. So che sei un po' sorpreso, eh? Molto. Sì. Il suo frigo è minimal. L'unico modo per cucinare questa cosa è avere un metodo solo. Quindi consolidato, solido. E come ci sei riuscita? Lo so, sono stata brava. Adesso è il momento di sentire le persone che ti conoscono bene con cui io ho fatto due chiacchiere. Una cosa divertente, gli fu chiesto di fare una dichiarazione d'amore ad una ragazza che non conosceva. Si inginocchiò davanti a questa ragazza e gli fece la dichiarazione d'amore. Ma Roberto è un gran rompiscatole. No, scherzo, è una persona molto solare e piena di interessi. Roberto è sempre molto attento e umile, ha un'anima creativa, ma conosce e usa la tecnica prima di tutto. Allora Roberto, prime impressioni? Beh, devo dire che sono contento di essere circondato da persone come loro.
anche se quando vedo Tony lo strozzo. Ma perché? Credi che abbia rivelato un segretino troppo segreto? La scommessa l'ha persi con lui. Credo di non essermi vergognato così tanto in vita mia. Beh, però poi mi sembra che tu te la sia cavata più che bene. Sì, dai, ho improvvisato di fronte ad una situazione critica e non è andata male, diciamo così. Va bene, allora adesso vediamo se sei bravo a improvvisare anche con le auto. Ok, andiamo. Tieni con me. Roberto è un tipo decisamente singolare. Buon umore, sorriso e testa tra le nuvole sembrano essere le armi con cui affronta la vita e la costante ricerca di ispirazione. Tony, Francesca e Barbara hanno descritto una persona imprevedibile e sempre in grado di sorprendere. A continuare il racconto saranno le tre auto. Probabilmente stavolta sarà Roberto stesso a rimanere stupito. Il protagonista di oggi si chiama Roberto e ha 40 anni. Nella vita lavora come graphic designer e il budget per l'acquisto di una nuova auto è di circa 30.000 euro. Ale, ci sei? Hai acquisito tutto? Già in elaborazione. Beh, mi sembra che anche questa volta abbiamo trovato le tre auto fatte apposta per il nostro concorrente. Per me la Volkswagen T-Roc Advanced è perfetta per lui. Una Opel Mokka X. Mi piace. Nissan Qashqai. Ci sto. La vedo benissimo per Roberto. Allora adesso vediamo se sei bravo a improvvisare anche con le auto. Ok, andiamo. Vieni con me. Adesso avranno inizio le prove sensoriali. Roberto, siamo entrati nella prima macchina, quindi puoi iniziare a esplorare l'interno. Senti bene tutto, non avere fretta e cerca di capire che cosa ti trasmette? Guarda, è come se fossi il soggetto di una immagine piena di colori e contrasti. Un'emozione particolare. Beh sì, molto particolare. Una suggestione visiva, seppur sei bendato, no? Sì, un'immagine in cui sono il centro e tutto il resto è secondario. Fuori fuoco. Beh, è bello questo. Come se fosse costruita intorno a te in qualche modo. Sì, esatto. Roberto, seconda macchina. Sì. Senti se sei comodo, il sedile. Cerca anche qua di capire com'è fatta, il volante. Ci sono tante cose che puoi capire anche se non le vedi, no? Sì. Cosa ti dice quest'auto? Ah, quest'auto mi ricorda la prima volta che misi piede in una galleria d'arte. Ah, quindi un ricordo positivo. Sì, rimane tuttora un'emozione indescrivibile, di quelle che ti cambiano la vita. Quindi questa macchina potrebbe essere quasi artistica. Direi proprio di sì. Allora Roberto, siamo dentro la terza e ultima macchina. Mi raccomando, cerca come al solito di prendere tutto il tempo che vuoi e sentire tutte le curve, tutti i dettagli per cercare di capire più cose possibili. E che sensazione ti suscita? Il tocco mi suggerisce una sensazione meravigliosa. Ah, dai, ma riesci a tradurla in parole? Sì, hai presente quando provi qualcosa e ti riesce al primo colpo? Ecco, provo quella sensazione di perfezione mista a leggerezza. Ah, ti capisco benissimo. Beh, una sensazione fantastica allora, eh? Sì, molto. Però adesso non ti adagiare troppo, perché finalmente è arrivato il momento più divertente, quello di accendere i motori. Bene, andiamo.
lei! Ah, scusa Roberto, non te l'avevo detto che ero un pilota? No, lo scopro adesso. Ops, scusami, me lo dimentico sempre. Allora Roberto, ti senti bene, sì? Sì, a parte lo spavento iniziale, sì. Anzi, devo dire che quest'auto è confortevole al 100%. Vero, e lo è anche negli inverni più freddi. Pensa che ha il volante e i sedili riscaldabili. Beh, anche tecnologica, quindi. Sì, e c'è anche una connessione Wi-Fi fino a 7 dispositivi. Quindi si può navigare su internet, ma senza consumare i giga del telefono, grazie ad una connessione dati integrata nel veicolo. Fantastico. Yes, I'm gonna be a star. Allora Roberto, su questa invece come ti senti? In quest'auto sento che tutto è come un'estensione del mio corpo. Ogni cosa mi circonda ed è comunque a portata di mano. Infatti quest'auto è proprio così, hai ragione, è comoda. In più la motorizzazione ha un 1600 TDI, quindi consuma poco e per te che fai lunghe distanze non è male, è perfetto. Sì, sì, direi proprio di sì. E tra l'altro è anche un'auto molto sicura, ha tanti dispositivi di assistenza alla guida come il riconoscimento della stanchezza del conducente e anche l'avviso di abbandono della corsia e il mantenitore della corsia stessa. Hai sentito? Comoda e tecnologica, e il suo livello di guida è veramente altissimo, tra i migliori del suo segmento. Sì, ma è anche funzionale. Lo schermo digitale sostituisce la strumentazione, si chiama Active Info Display. In questo caso si possono vedere le mappe a schermo intero e volendo c'è anche la ricarica ad induzione per lo smartphone. Semplicemente l'appoggi e lui si ricarica. Mamma mia, tanta roba! Roberto, come ti senti su quest'auto? Mi sento estremamente sicuro. Ma non è soltanto una sensazione, perché con il Safety Shield ci sono tantissimi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza automatica. Inoltre l'auto può anche quasi parcheggiare da sola, basta semplicemente azionare i pedali. Il volante lo aziona l'automobile. Beh, è fantastica, sembra un'auto del futuro. Sì, puoi dirlo forte. E pensa che con la Round View Monitor puoi avere una visione completa dell'auto a 360 gradi, ideale nei parcheggi e anche nello sterrato. Praticamente una navicella spaziale. Roberto, qui a proposito di spazio, dobbiamo tornare sulla Terra perché arriva il momento più importante, la tua scelta. Ok. Roberto, finalmente siamo arrivati alla fine. Abbiamo fatto tante prove che hai superato alla grande, abbiamo fatto la nostra indagine, fatto interviste, studiato degli indizi. Adesso è arrivato il tuo momento e ti ritroverai questa volta da solo a fare la tua scelta. Hai scelto, Roberto? Sì, ho scelto. La nostra missione è conclusa. Il concorrente di puntata ha fatto la sua scelta. Sarà quella giusta? La scelta è stata davvero difficile, anche perché ogni auto poteva essere quella giusta. Ma alla fine, anche per le mie esigenze, ho scelto la Volkswagen T-Roc Advanced, perché è un mix di stile, eleganza, sicurezza e tecnologia. Io avrei scelto la Opel Mokka X perché la trovo sempre una macchina importante, però Roberto, come al solito, è riuscito a stupirmi. No Roberto, mi hai delusa. Pensavo che la Nissan Qashqai fosse l'auto adatta a te. Facciamo i conti quando ti vedo. Sono davvero felice, ottima scelta, cugino. Come regalo opterò sicuramente per degli optional legati all'estetica. Scelta, desiderio, bisogno. Ogni persona è diversa, ma la regola è sempre una. Per conoscere l'auto che si vuole guidare, bisogna prima di tutto conoscere se stessi.